Lazarevich non perde tempo, Sally. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. E i diari di Marco Polo? Eccoli. Fai in fretta, non hai molto tempo. Sì, sì, sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Lo chiedi a me? Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Un secondo. Diavolo. Sally, non credo che la pietra Cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona, piuttosto che prendere la pietra Cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Ma allora di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando Lazarevich? Shambhala. Qua nel Borneo. È un po' fuori strada, non pensi? Forse sta cercando di seguire Marco Polo a ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Chloe, puoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, ora che mi ci fai pensare, niente, perché? Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi. Non ti sembra un po' strano? Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Su un'altura. Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Chloe, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Oh, Nate, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sally. Non ce l'hai un minuto. Sono morti. Oh, merda. Dividetevi. Stai giù, amico, ti copro io. Cos'è? Ho trovato un corpo. Granate. Fanno sempre comodo. Dividetevi. Eccola! A sinistra! Sei morto! Chiudatelo! Fatelo secco! Oh! Altra ondata! Fatelo secco! Ah, grandioso! Arrivano da destra. Come mai mi caccio sempre in questi casini? Affiancano.
Mi arrivano addosso! Non ce la faccio da solo, amico! Hanno chiamato i rinforzi! Dietro, Nate! Faccio il possibile da qui! Prendi questa! Via! Attenzione! Attenzione! Accidenti! Merda! Dammi una mano, abbatti la torre! Eccomi, Sally! Deve essere di qua. Wow, Sally, guarda quelle pietre. Ora sì che si ragiona. Guardate qua. Ci siamo. Ehi. Ehi, sembra che ci siamo. Forse è l'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Ah, questo posto avrà almeno un migliaio d'anni. Almeno. Giù per di qua. Wow, sembra che abbiamo fatto centro. Qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Guardate i loro denti. Ehi, forse ho trovato qualcosa. Qui. Cosa? Devono aver trasportato tutto il carico fino a quassù dopo il naufragio.
Ancora resina. L'ho già vista questa. Sully, serve luce. Wow. Oh. Un attimo. Questo è sangue. È dappertutto. È stato un vero massacro. Ok, seguiamo le macchie di sangue. Vediamo dove ci portano. Si interrompono su questo muro. Già, è strano. Si muove un po'. Sully, dammi una mano. Oh, è di nuovo il momento di spingere. Mi sono fatto male. Le tracce portano qui. Cielo. Altri corpi. Oh mio Dio. Sarò paranoico, ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Andiamo, Nate. Ti stai lasciando impressionare. Wow. Guardate qui. Guarda cosa c'è qui. Attento. Diavole. Scherzavo. Nate, prima o poi mi verrà un infarto. Wow. Beh, mai visto roba simile. Che cos'è, un tipo d'arma? No, no, è un purba. Un oggetto rituale del Tibet. Serve a distruggere ostacoli. Eh? Sai, quelli spirituali. Oh. Aspetta un po'. Forse è a questo che si riferiva Marco Polo. Non ho idea di cosa stai dicendo. Nel diario c'è scritto che il cercatore meritevole riceverà un passaporto d'oro per superare gli ostacoli lungo il viaggio per Shambhala. E così sarebbe questo? Già, è tutto molto interessante, ma dove si va con questo passaporto? Beh, forse questa mappa ce lo dirà. Vediamo. Tra l'India Maggiore e la provincia del Tibet sorge una distesa di templi di fattura mirabile. Centinaia di guglie dorate, disseminate fin dove l'occhio può vedere. Aspetta, io quel posto lo conosco, è in Nepal. Già, e non è più una distesa con dei templi, è una città. Beh, questo rende la sfida più impegnativa. Un attimo, c'è altro. Tra tutti questi templi solo uno cela la via segreta per Shambhala. E la via sarà rivelata solo al pellegrino con il passaporto d'oro. Oh, bene, ben fatto, bello. Cosa stiamo aspettando? Andiamo via da qui. Bene, a presto. Muoviamoci. Io vado a vedere se c'è via libera. Mi dai una mano, Nate? Di qua! Oh, maledizione. Forza. Harry!
qui dentro! Non fateli fuggire! È Drake! Ma che diavolo! Mani in alto! Seguiteli! Ne scegli col lanternino. Zitto, Sully. Sapevo che eri tu. E tu, Victor Maledizione Sullivan, ti porti ancora dietro questo vecchio sacco di merda. Calmo, Nate. Molto coraggioso per uno che ha passato gli ultimi 3 mesi dietro le sbarre. Meglio che cazzeggiare 3 mesi nella giungla senza alcuna idea. Però ho trovato le navi, no? Non ti troveresti nemmeno il culo senza il GPS. E una mappa. Sono venuti fuori da qui. Wow. Harry, guarda qui. Visto? Parlando di mappe, tra l'India e il Tibet, un tempio indicherà la via per Shambhala. Flynn, prima della pensione, eh? E dai, non essere così antipatico. Portali dalla Zarevich. Rimpiangerai la prigione, amico. Avanti. Forza, camminare! Ah, merda! Stai bene? Sì, beh, renderà il tutto più credibile. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Claude, devi venire no. con noi. Incontriamoci in Nepal. Ora vai. Andiamo. Mi piace. Sì, lo immaginavo. Dannazione, ci hanno visti. Via, via! Attento! Che? Grazie per l'avvertimento. Quando la smetterai di perdere tempo? Vieni su, dai! Via! Di qua. Oh, merda. Ora che facciamo? Beh, saltiamo. Oh, aspetta, ragazzo, sei andato fuori di testa? Ci spezzeremo l'osso del collo. Se ci prendono, sarà la Zarevich a farlo. Sono vecchio per queste cose. Dai, coraggio, non ricominciare. Senti, io non sono come te. Io lo so quando faccio il passo più lungo della gamba. Sully, dobbiamo cavarcela, ok? Ce la facciamo. Sì. Tu vai dalla tua donna in Nepal. Io resterò al caldo. Coraggio! Ehi, mi racconterai tutto quando torni. Eccoli! Oh, merda! Bene. Andiamo? Prima tu, capo. Ci vediamo, bello! Yeah! Oh! Merda! Hai detto che la Zarevich era avanti a noi, non scherzavi. È stato aiutato dai guerriglieri locali. La città è stata per anni sull'orlo della guerra civile. Gli è bastato buttare un po' di benzina sul fuoco. Ottimo. Già, beh, col caos intorno ha distrutto e indisturbato la città cercando il tempio giusto. Nate? Ci sei? Sì, sono qui. Non dirmi che ci hai ripensato. Chi, io? Mai. Bene, perché voglio proprio sbarazzarmi di quei pagliacci. Hai la mappa? Sì. Incontriamoci al vecchio mercato. La situazione è calma laggiù. Ok, va bene. Compagnia. Ottimo, puoi seminarti. Penso che sia troppo tardi per farlo. Ehi, tutto ok? Sono stato meglio. Merda!
Ah!